Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Powerwash Simulator. Io sono sempre Glacial Sphere e oggi andremo a fare il camion dei pompieri, dato che siamo dei money grabber e tra questi qui facciamo quello che ci frutterà più soldi. Intanto vi ricordo subito di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale, oltre che di condividere il video con quelli che potrebbero a quelli che potrebbero piacere, a coloro a cui potrebbero piacere, parliamo in italiano per favore, questo video. A coloro a cui potrebbe piacere questo video, ok, ce l'ho fatta. Scusate, è prima mattina da me, quindi sono un po' rincoglionito. Allora, a niente sporco, siamo a Dunkwood Falls e ci accingiamo a rischiare l'osso del collo perché qualcuno crede di aver visto il gatto del sindaco che si leccava le zampine proprio sotto la cascata. Questa storia deve finire, perciò ho avuto un'illuminazione. Tirerò fuori dal garage il vecchio camion. Tu gli darai una pulita e poi dirò alle nuove leve di usarlo per dare la caccia a quel felino fuggitivo, così noi potremo finalmente dedicarci al nostro vero lavoro. È sporchissimo, ma se riesci a farlo tornare bello splendente, il sindaco non si accorgerà di niente. Grazie mille. Ok, va bene. Ecco i dettagli che, come al solito, facciamo finta di leggere il messaggio che ci indicava la missione e iniziamo al lavoro. L'obiettivo di questa mappa è quella di pulire per primi i finestrini, gli specchietti e il parabrezza, quindi direi di iniziare a farlo. Il parabrezza. Parabrezza? Questo è ancora parabrezza? Ok, sì. Ho paura di pulire il bordo pensando che non fosse parabrezza, quindi di sbloccare quindi un altro pezzo prima del parabrezza. Come al solito però vi ricordo che durante la pulizia io parlerò molto poco per farvi godere al massimo del rumore ASMR dell'idropulitrice e dello sporco che se ne va, come questo sporco che se ne va dai finestrini. Ecco fatto, è pure l'obiettivo, ed ora possiamo darci la pazza gioia pulendo tutto.
Sai, c'è una teoria secondo cui il gatto non è davvero scomparso. Dimmi di più, dimmi di più. Il sindaco lo starebbe solo usando per distrarre l'opinione pubblica dalla costruzione di quella condotta idraulica. Depistaggio?
Stai se il gatto del sindaco è ancora disperso? Sono al vulcano e credo di averlo avvistato sul bordo esterno. Vado a dare un'occhiata più da vicino. Attenzione, Calvin Miller potrebbe morire.
Ehi, abbiamo un bel lavoretto per te qui a casa. Se hai tempo, niente cose strane. Promesso. Oddio, ancora questi due. È decisamente Ulisse. Vedo la sua gamba ballerina. Ok, questo forse ha trovato il gatto nel vulcano. Boh, va bene. Perché mai un gatto dovrebbe starsene a 3 metri da una colata lavica? Infatti. Beh, del resto è il miglior caminetto che il mondo metta a disposizione. Sì, va bene, però. Io continuo a non capire perché non posso usare determinati detergenti. Non me li fa equipaggiare.
Ok, ora sono a un passo da Ulisse. Vediamo cosa combina sto qua, eh. Siamo sopra una sporgenza e il monte Rushless ruggisce più che mai. Ok. Adesso so perché mi sono sempre piaciuti di più i cani. Beh, amico mio, non hai tutti i torti.
Perfetto, lavoro completato. Guardiamo il timelapse. Ma comunque ci sei stati un po', su questo camion dei pompieri. Comunque un 30 minuti ce li abbiamo messi tutti. Ah, niente sporco, sei una leggenda. Il camion è immacolato, neanche un filo di ruggine. Ora riusciremo a scrollarci di dosso il sindaco almeno per un po', il che significa che potremo tutti tornare a fare il lavoro per cui siamo pagati. Grazie mille. Perfetto, continuiamo. E questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto. Al prossimo video.